un assessore destinato, il mio vice sindaco nella fattispecie, a occuparsi dello sviluppo turistico ricettivo. Ho sempre apprezzato moltissimo il presidente Franca Lanci della SEAM, in quanto oltre ovviamente a fare il suo mestiere, a gestire ottimamente la società, ha anche voluto fortemente, insieme alla Camera di Commercio, all'amministrazione comunale e ad altri sindaci, stipulare dei rapporti convenzionali di potenziamento appunto della capacità di coordinamento turistico, che ovviamente va a favore del nostro territorio, cercando di superare, come veniva ricordato egregiamente, quei gap infrastrutturali che purtroppo il nostro territorio ha, non soltanto per la sua vastità. Noi siamo la prima provincia della regione toscana in termini di vastità, la quinta d'Italia, con bassissima e scarsissima antropizzazione, quindi siamo comunque ricchi di tantissime località che si prestano proprio per la loro fattispecie al turismo esperienziale in maniera proprio adeguata, sembrano fatte apposta, e la capacità appunto attraverso questa convenzione di esaltare queste prerogative territoriali sicuramente è un qualche cosa di pregevole, e anche il coordinamento degli ATO sul nostro territorio, che sono gestiti anche grazie al sostegno appunto della SEAM, vanno nella direzione che noi cerchiamo e ci auspichiamo ormai da tempo. Del resto, fatti e non parole, l'anno scorso, nonostante il periodo Covid e le restrizioni conseguenti, le limitazioni di cui tutti noi abbiamo sofferto e che conosciamo perfettamente, proprio per il fatto, secondo lo slogan che lanciamo a livello promozionale, Maremma sicura per natura, proprio per il fatto della bassa antropizzazione e la grande vastità, abbiamo avuto, anche se con una partenza ritardata, un'affluenza turistica rispetto agli ultimi 20 anni del 10 e qualche cosa superiore alla media. Quest'anno le proiezioni da questo punto di vista sulla nostra fascia litoranea, ovviamente non parlo solo di Marina di Grosseto, di Principina, ma mi riferisco anche a Castiglione, a Follonica, a Monte Argentario, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, eccetera, eccetera, e se mi sono dimenticato di qualcosa me ne scuso. Ecco, abbiamo una previsione, e già i primi dati lo dimostrano ampiamente, perché sono continuamente in contatto con gli stabilimenti balneari e con le associazioni di riferimento del turismo ricettivo, anche alberghiero, oltre che degli stabilimenti balneari. Abbiamo una previsione di incremento del 20,8%, quindi questo significa che l'appetito che il nostro territorio, che il nostro paesaggio, le nostre peculiarità sono conosciute, sono apprezzate, sono amate e sono ambite, non soltanto dal punto di vista paesaggistico e territoriale, ma anche dal punto di vista legato alla presenza di tanti agriturismi, ne abbiamo oltre il 30% sul nostro territorio della regione toscana, ma anche di una qualità e di un valore, di una multidisciplinarietà anche enogastronomica, che sicuramente ci pone nella condizione di espansione. Siamo sempre stati un po' negletti nella storia, che ovviamente dovrebbe nei prossimi anni veramente cambiare in maniera verticale l'impostazione che abbiamo sempre avuto fino ad oggi. E quindi nel fare questo e nel procedere verso questa direzione ci sono anche gli adeguamenti di caratura tecnologica, di cui oggi noi siamo qui a presentarne una parte. Ringrazio ovviamente tutti gli addetti con i quali io mi sono confrontato recentemente nel mio ufficio, rimanendo sbalordito, che sicuramente per efficienza e per qualità sono all'altezza della situazione, concorrenziali al massimo e dando tutti quegli strumenti aggiuntivi che erano a livello locale carenti anche nel passato. E quindi io sono molto soddisfatto di queste sinergie, di queste complementarietà che si vanno creando nel tempo, e sono assolutamente certo che se nel prossimo futuro, come è dal mio auspicio, anzi mia quasi sicurezza, domani presenteremo al Teatro delle Industrie, non so se sei stato invitato, penso di sì, il piano nazionale di ripresa e resilienza comunale e provinciale, dove tanti soldi sono anche messi a disposizione del turismo, della cultura e di tutte questioni che roteano appunto egregiamente attorno a queste trattazioni odierne. Ecco, io penso che se tutti insieme, superando le ideologie politiche in piena trasversalità di intenti, riusciremo a mettere a regime tutte le nostre competenze e a saper unire il nostro territorio, le potenzialità del nostro territorio, con l'innovazione tecnologica e la capacità di creare sinergia, sicuramente il risultato sarà quello auspicato, anzi al di sopra delle più rosee aspettative. Io credo che questo sia in breve il mio pensiero, ringrazio tutti, qui credo sia sparita il collegamento proprio mentre facevo i saluti, ah no, eccoci, perfetto, ringrazio tutti i sindaci, perché è bello quando tutti i sindaci della provincia si mettono insieme, come dicevo prima, unendosi per fare in modo che il territorio cresca, che il territorio migliori, e quindi io ci sono sempre stato e credo
credo che ci sarò anche prossimamente. E quindi in bocca al lupo a tutti, la mia parte l'ho sempre fatta, continuerò a farla con il maggiore entusiasmo che deriva dal particolare momento storico che stiamo vivendo, in cui veramente il bisogno di rilancio motivazionale, eccetera, eccetera, associandolo alla capacità di spesa e di captazione dei finanziamenti comunitari sul PNR diventa fondamentale. Questo è il momento di giocarsela tutta e gli attori principali ci sono e sono certo che avremo ottimi risultati. Grazie a tutti. Grazie, sindaco.